Siamo a San Giorgio di Nogaro, martedì 19 novembre 2019. Abbiamo fatto questi filmati, erano le 13.43, dalle 13.43 alle 13.56 si vede che il parco comunale è completamente sott'acqua. Il parco è situato alla confluenza fra il fiume Corniolizza e il fiume Corno e questi fiumi sono esondati. Adesso non so spiegare la dinamica idrogeologica per cui questi fiumi che poi confluiscono nella laguna di Marano in particolari condizioni poi invece inondano il parco, ma anche una parte poi della frazione di Chiaresacco. Ecco, qui stiamo andando verso il ponticello di accesso al parco. Ecco, il ponticello è posizionato ancora sopra la Corniolizza, subito a sinistra si vede, ecco, la confluenza con il fiume Corno, la vedete la confluenza. Adesso attraverso il ponticello e arrivo giù all'ingresso di questa piccola stradina che porta al parco. Si vede che il parco è completamente inondato. Adesso vedrete una cosa particolare, perché mentre venivo giù mi sono accorto che c'è in sospensione il tubo nero con il quale ci approvvigioniamo di acqua potabile da una fontana vicina posizionata in quello che adesso è diventato il parcheggio delle corriere, dove c'è una fontana e noi siamo in questa zona, abbiamo le fontane, i pozzi artesiani, e per quando facciamo la festa portiamo l'acqua da quella fontana fino in fondo dove c'è la cucina della festa. E il percorso è piuttosto lungo, bisogna anche attraversare il fiume. Ecco, questo è il punto, vedete, ecco, quello è il tubo nero, quindi è il punto in cui si esce dal fiume e si arriva a terraferma. Adesso il parco è tutto sott'acqua. Ecco, adesso questa è la parte finale del filmato, si ritorna al punto iniziale, cioè dall'ingresso principale del parco, che è l'inizio lì della... Ecco, adesso vediamo, quella strada è l'uscita da Cavalcavia, questo è l'ingresso del parco, e qui adesso focalizziamo nuovamente l'attenzione sul flusso d'acqua, sulla portata d'acqua che tracima, esce dalla Corniolizza e si vede che ha una notevole portata. Ecco, adesso vediamo questa cosa, ecco qui la portata dell'acqua che esce dalla Corniolizza e entra nel parco.